chitarrone. Benvenuti amici di Music Off, sono Davide Tomassoni in compagnia di Alberto Lombardi e siamo qui oggi negli studi di Music Off per presentarvi la prima di una serie di chitarre di un progetto molto importante di casa Gibson. È un progetto che si chiama Murphy Lab. Due parole veloci, perché comunque siamo qui a sentire il prodotto e a emozionarci con il prodotto, quindi il suono è il protagonista. Ma Murphy Lab, Tom Murphy, è un bravissimo liutaio, già direi conosciuto dai più, da chi si occupa e chi tratta, chi suona prodotti di profilo high-end di casa Gibson, lo conosce perché è stato per tanti anni il responsabile della produzione del top della produzione Gibson, soprattutto elettriche, e ricreando prodotti assolutamente identici a quelli suonati dai grandi musicisti o nelle Collector Choice o in altre comunque serie di prodotti invecchiati esattamente come l'originale. E la stessa sfida l'ha applicata in ambito acustico, ricreando per prodotti di periodi storici di riferimento. In questo caso siamo davanti a una Gibson SJ200 1957, un prodotto sia nella struttura che nello stile che nelle finiture, creato e realizzato nel 57 e dopo 70 anni di storia suonata ritorna nelle nostre mani. In realtà è stato prodotto pochi mesi fa. Come ti è sembrato tra le mani questa SJ257 Murphy Lab? Ma è una chitarra di grandi dimensioni estetiche ed acustiche, nel senso che essendo una jumbo è un pochettino più grande del normale, ma il suono riflette un pochettino questa caratteristica anche estetica. Infatti, se facciamo un bel accordo pieno di questi, abbiamo tanta pancia qui sotto, che comunque è definita, non è una pancia squacquerona, adesso per rimanere in terra tua. È molto definita ma molto presente, con tanto volume anche sul corpo, insomma la vibrazione fisica, una parte media molto morbida, molto diciamo leggermente più arretrata rispetto a basse alte, ma presente. Non è così, non è asciutta, no, è una leggera incurvatura agli estremi, no? Abbiamo queste alte molto belle definite e presenti, squillanti, e le basse solide, quindi. E in mezzo il morbidone, una chitarra morbida, mi viene da dire. Ecco, bello che abbia parlato del morbido, meno dello squacquerone, ma ci sta, no, sto scherzando. Dopo pranzo. Ci sta, ci mettiamo anche una piedina, no? Perché con questi nuovi video noi vorremmo rendervi partecipi, vorremmo che foste qua con noi. Siete a casa, ascoltate bene il suono di questo strumento, perché noi ci divertiamo a creare, anche a provare a inventare qualche aggettivo, qualche esempio di sensazione sonora, quindi suono morbidoso, ecco, questo morbidoso. Potrebbe essere morbidoso, anche qualche neologismo, diciamo. Però ci terremo che nei commenti voi inseriste anche voi 3-4 parole chiave dell'emozione sonora che vi ha provocato questo ascolto. Guarda, gli faccio altre due note, allora, guarda. Dammi un secondo che parlo un po' del legno, perché siamo rimasti un po' indietro con almeno due indicazioni sul legno dello strumento. Si tratta di un fascio fondo in acero fiammato, se la giri la facciamo vedere anche dietro, con tavolo invece in abete Sitka, thermo aged. Manico anch'esso in acero con tastiera in palissandro e il ponte in palissandro, sempre col classico baffo della J200. E sono incollate con colle, con hide glue, con colle naturali, l'incasso coda di rondine tra corpo e manico, l'utilizzo di finiture nitrocellulose incredibili e invecchiata come una chitarra suonata per 70 anni. E questo è un po' uno dei plus del Murphy Lab, che prende il meglio della produzione acustica, la replica in versione vintage vera, reale, verosimile quantomeno, e la replica anche in un invecchiamento. È un grande esperto di nitrocellulosa e riesce a ricreare quindi sia al tatto che nello spessore e dopo, infine, quindi anche nel suono, un suono assolutamente conforme all'originale. Anche la X dell'incatenatura è un'incatenatura fatta su specifica, fatta veramente conforme esattamente al prodotto dell'epoca. Le Kingston, le meccaniche all style che siamo abituati comunque a vedere su questi vecchi prodotti, filetti, binding, tutto è fatto in replica di un prodotto degli anni, in questo caso 57.
ma a questo punto ascoltiamo altri due suoni che ti aggradano. Per stimolare appunto questi aggettivi che speriamo di leggere nei commenti, perché io sono sempre curiosissimo di sapere cosa ne pensano anche, insomma, chi lo vede da casa, come si diceva in televisione. Sì, confermo la sensazione, quindi gli aggettivi per me potrebbero essere morbida sulle medie frequenze, quindi diciamo tutto quello che è quella roba lì è andata via dagli 800, non è andata via, si è ammorbidita dagli 800 ai 3000, quindi è una chitarra ottima per fare strumming, definita, perché non è né eccessiva nelle basse pur essendo molto pronunciate. Mi manca il terzo aggettivo, te lo lascio dire a te. Io direi avvolgente. Avvolgente. Perché il suono proprio ti avvolge come una coperta a 360 gradi. È veramente tanta roba. Riconosco una buona definizione sulle alte, ma quello che mi colpisce è questa morbidezza di attacco sulle basse, perché è come se noi sentissimo la coda di una campana, grossa, di una campana che suona calda e bong, e va avanti. Un Boeing di dei piatti enormi che usano non sono molto esperto in percussione, scusatemi, ma quelli che usano il gong, scusate. Il gong è un'altra cosa, l'ignoranza in ambito percussivo è assoluta la mia. E proprio il risultato è proprio questo, bong, suona e continua all'infinito, caldo, rotondo, morbido, non è coprente, non è troppo mellow, è troppo morbido, ma è dolce, ecco, altro termine, dolce, altro aggettivo, vero. Dolce, una chitarra dolce. Perché poi c'è questa confusione che spesso si viene fuori quando si parla di basse, nel senso che una cosa sono le corde basse e il volume delle corde basse, una cosa è l'eccesso di frequenze basse. Spesso le chitarre sono intubate, no? Hanno queste basse ridondanti, enormi, che confondono il timbro delle altre cinque. Sì, è quello che è l'effetto mascheramento, dove il basso è imponente e tu fai anche dopo l'altra parte delle corde alte e non sono escono. Più spente. Sono invece sotto. Queste hanno un grande volume, ma sono asciutte. Sono basse precise, asciutte. E poi l'altro aggettivo direi miscelato, cioè è una bella miscela. Questo è nuovo, miscelato. È una bella miscela di frequenze, è uno strumento che si miscela, le corde si miscelano insieme, sono ben amalgamate, ecco, questo è quello che risulta. Quindi probabilmente non l'hai fatto e forse non lo farei neanche, ma un utilizzo di finger picking, finger style puro sarà forse un po' meno efficiente, però fatto col plettro magari può dare il suo. Perché no? Vabbè, è proprio il suono americano. Cioè, sì, mi viene a dire, questo America. È proprio un suono che ricorda l'America. Sì. Tac. Esatto. Bene, grazie di aver partecipato, di aver ascoltato questo video insieme a noi, ma ripeto, ci fa piacere avere i vostri commenti. Noi poi vi aspettiamo anche nei negozi. Questi sono prodotti assolutamente esclusivi. Parliamo del top della produzione Gibson a Montana, quindi sono prodotti che arrivano col contagocce, siamo in pochissimi in Europa a poterli ricevere perché sono veramente esclusivi, e vi aspettiamo nei nostri punti vendita per provarlo, anche perché la parte di playability è una parte che va sentita in negozio. Frequenze, aggettivi ce li possiamo giocare qua, ma l'esperienza vera del negozio nei nostri punti vendita non può mancare, e siamo al vostro servizio. Quindi ascoltiamo un altro pezzo e salutiamo i ragazzi. Va benissimo, facciamo due note larghe, due accordi aperte, larghi, aperte. Sì. Facciamo suonare lo strumento, ascoltiamo. Bravissimo. Lo strumento libero. Sentiamo proprio la risonanza. Sono dello d'accordo. Strumento. Thank you.
Benissimo, e con questa coperta che ci avvolge vi salutiamo, aspettiamo i vostri commenti, un ringraziamento da Davide Tomassone e da Alberto Lombardi. Ci vediamo alla prossima, grazie, ciao, ciao amici.